Mancina ha un carico, ce l'ha già suo, però ha un riconoscimento particolare perché Bruno Mancini è un uomo a tutto a 360 gradi. Lui sta a Ischia e da bambino ha sempre sentito la poesia e ha sentito la terra ischitana nel sangue proprio, l'ha aiutato a promuovere la bellezza, la musica, il canto, ma tutto quanto, perché la tua missione, la motivazione per me è stata molto complessa, infatti è stata l'ultima motivazione che ho fatto, perché è ricco di attività, è ricco di tutto, giornalismo, poesia, cultura internazionale, arte, promuove anche gli spettacoli a Ischia, le canzoni, insomma, un uomo a 360 gradi, un'istancabile, e poi con l'associazione sua di Ischia Arte a 360 gradi in tutto il mondo, perché lui ha contatti. Beh, al momento abbiamo una sede operativa in Algeria, a Blida, con Dalila Bucalpa, una sede operativa qui a Pontinia con Angela Maria Tiberi, un'altra sede operativa a Mirandola con questa gentilissima signora che è Paola Otti, una soprana, più ovviamente la sede è in Trentino con Roberta Parenza che è l'attuale presidente della nostra associazione e con Gaetano Di Meglio che è vicepresidente ed è il direttore del giornale Dispari. In sala abbiamo anche Maria Luisa Neri che è la nostra direttrice artistica. La bellezza, se c'è una bellezza nella nostra associazione è quella di aver cercato sempre contatti con altre associazioni e con altri autori, tutto ovviamente sotto un profilo della gratuità, perché se c'è qualcosa che a noi non piace è quello che ci sono i premi letterari dove l'iscrizione 5 euro, 10 euro, cioè praticamente dove gli autori, gli scrittori, i poeti, i pittori devono pagare per essere letti. Questa è una cosa che ci ha dato sempre fastidio e quindi abbiamo cercato di superarla. D'altra parte non abbiamo nessun contributo mai avuto da parte delle amministrazioni anche per essere liberi di poter esprimere fino in fondo la nostra libertà. Siamo autofinanziati con dei momenti così piuttosto simpatici fino ad arrivare comunque ad essere presenti, quest'anno sarà la quarta volta, al Book City di Milano. Il Book City di Milano, per chi non lo sapesse, è un'organizzazione internazionale, diciamo che è organizzata dall'assessorato alla cultura del Comune di Milano in collaborazione con la Camera di Commercio, con le fondazioni Feltrinelli, Mondadori, Einaudi e tanti altri adesso non mi ricordo. Quindi per il quarto anno consecutivo quest'anno noi saremo ancora al Book City, una sede prestigiosa con un spettacolo di 3 ore, a quale parteciperanno tanti dei nostri amici, scrittori, poeti, eccetera. Quest'anno in più abbiamo un'occasione eccezionale per farlo diventare un evento importantissimo, perché Roberto Brandini, che saluto e che ringrazio, ha finito di scrivere proprio ieri una sinfonia per Ischia, la prima sinfonia in assoluto scritta per l'isola di Ischia, se non c'era mai stata qualcosa. E quindi noi, grazie a Paola Otti, che ha preso questo impegno molto oneroso, cercheremo di presentarla in prima assoluta mondiale a voi insieme alle nostre poesie. Vogliamo cogliere l'occasione per dare questi premi riconoscimenti importanti, non li devi dare tu, perché dunque il premio è conferito a Paola Occhi, presidente della sede operativa. È 8 milioni, se non è? Sì, sono dei premi 8 milioni che l'abbiamo fatti a Pontinia. Al Book City di Milano abbiamo preparato questi premi che li stiamo consegnando in questa occasione, perché pensiamo che sia un'occasione meravigliosa. Paola Occhi per sede operativa in Milano della Associazione di Canale da Angela Montazione Web, primo premio della poesia, primo premio.
classificato Votazione Web al Premio Internazionale di Poesia 8 milioni edizione 2017 con la poesia Amicizia. Madonna mia, bellissimo, eh? Ecco, un applauso, questa va anche la vita. Maria Luisa Neri. Maria Luisa Neri. Per la sua direzione artistica, proprio al Municipio di Milano dello scorso anno. Premio 8 milioni. Premio 8 milioni. Grazie, non la scusavo. È una sorpresa, io non volevo. Quest'opera è ora esposta per la luce, non è esposta qui, se lo aspetta per l'edizione dell'anno scorso del Premio 8 milioni. Questo è il suo premio, è la sua vincita. È qui. E la vincita anche lei ha detto dato. Devo fare una mostra di fare la mostra di no, lo devi dire adesso, a Ischia fare la mostra di Allora, in conclusione, tutte queste cose che stiamo dicendo sono partecipi anche per voi, cioè tutti coloro che in qualche modo volete partecipare sia al giornale di vicino, sia all'antologia, sia a questo sistema, si potete mettere in contatto con Angela Maria Di Penso, con Milena Petrarca, con le altre persone che fanno parte del nostro gruppo per poterci proporre. Sarà un piacere per voi e penso che sarà un piacere anche per voi poter entrare in questo gruppo e collaborare. Grazie. Un applauso. Grazie.